Cioè, noi ci troviamo in questa situazione qui è il fatto che si è voluto, come dire, costruire un sistema che prevedeva pochissimi controlli. Il funzionamento del superbonus ha rallentato moltissimo, si è anche fermato, non tanto per questi ostacoli, questo divieto di cessione, ma per i sequestri deliberati dalla magistratura a fronte di situazioni fraudolente che hanno raggiunto importi del tipo, scusa Franco, tu lo sai meglio di me, 2,3 miliardi, quant'è? I sequestri. Sì, 2,3 miliardi. Resta fondamentale evitare ulteriori truffe che sono tra le più grandi che questa Repubblica abbia mai visto. Basta con le strumentalizzazioni e le speculazioni. Attribuire frodi per un valore di 2,3 miliardi al superbonus è falso. Una misura che ha fatto ripartire il paese valorizzando le case degli italiani e tutelando l'ambiente. Chiediamo quindi al ministro Franco di venire a riferire in Parlamento e stiamo preparando emendamenti correttivi per le frodi legate agli altri bonus. Ma in generale una giustizia prevedibile dai tempi certi, rapida, favorisce l'afflusso di investimenti stranieri. L'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura era una riforma ineludibile per una ragione imminente, che è la scadenza del Consiglio Superiore attualmente in carica e che dovrà rinnovare con le proprie elezioni nel mese di luglio. Farà in particolare in Parlamento, quindi un ruolo centrale come ha chiesto il Capo dello Stato. Secondo, i contenuti sono, per quanto ci riguarda, molto positivi, a partire dalla fine della stagione delle porte girevoli. Importante per noi che ci siano anche gli avvocati a dare giudizi sulle promozioni dei singoli magistrati, come è importantissima per noi la separazione delle funzioni. La riforma contribuisce a superare crisi e degenerazioni correntizie della magistratura, non a colpirne autonomia e indipendenza. E dopo quelle del processo civile e penale, con questa riforma si può arrivare a una giustizia giusta e rapida. Visto che tanti politici così mi candidano a tanti posti in giro per il mondo mostrando una sollecitudine straordinaria nei miei confronti, io li ringrazio moltissimo, ma tra l'altro vorrei rassicurarli che se per caso decidessi di lavorare dopo questa esperienza, probabilmente un lavoro me lo trovo anche da solo. Buongiorno cari telespettatori, noi non sappiamo cosa farà da grande Mario Draghi e siamo certi, come avete sentito, che non avrà nessuna difficoltà a trovarsi un nuovo lavoro. Quel che sappiamo è che Draghi, che proprio oggi compie un anno alla guida del governo, per Draghi insomma sono giorni molto delicati sia sul fronte interno che sul fronte internazionale. C'è una grave crisi, quella dell'Ucraina. Forse erano molti anni che una crisi non era così acuta e dagli esiti assolutamente incerti, e il rischio è che da una parte al presidente Putin, dall'altra al presidente statunitense Biden, insomma, possa sfuggire di mano. Oggi a Kiev in Ucraina arriva il cancelliere tedesco Scholz, preceduto da una dichiarazione del rieletto presidente tedesco Steinmeier, no, che ha detto che Putin deve sciogliere il cappio intorno al collo dell'Ucraina. Il risultato è che stamattina tutte le borse stanno perdendo, insomma, forte calo in apertura, e c'è un rincaro molto evidente sia del prezzo del petrolio che del prezzo del gas. Poi tutto il fronte interno con i partiti, la maggioranza, insomma, in forte tensione per il superbonus, per il capitolo giustizia, per il Green Pass, per le concessioni balneari. Oggi inizia una discussione, c'è una mozione di Fratelli d'Italia che vorrebbe prorogarle per altre 99 anni, mentre l'Europa fa pressing affinché siano messe all'asta. Ecco, insomma, questo è il panorama complessivo. Partiamo da qui, diciamo che non ci facciamo mancare nulla. Bentornata da Annalisa Chirico. Ciao, buongiorno, Annalisa. Buongiorno. Buongiorno a te. Saluto e ringrazio Roberto Arditti. Ciao Roberto. Eccoci qua. Buongiorno Andrea, buongiorno. Buongiorno a te. Un buongiorno a Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni. Buongiorno e bentornato Cappato.
Buongiorno, grazie e un saluto a chi ci guarda. Grazie, domani giornata importante per il referendum con le decisioni della Corte Costituzionale su vari temi. Bentornato a Lando Maria Sileoni, il segretario generale della FABI. Buongiorno, grazie, buongiorno. Allora Roberto, partiamo da te. Insomma, mi pare che sia se la prendiamo dal punto di vista interno che internazionale è un momento molto delicato. Da dove vuoi partire? Dal fatto che vedo molta politica anche negli atteggiamenti americani e russi. Nel senso che secondo me un Biden in difficoltà di consenso all'interno ha motivo di alzare la voce sulla crisi ucraina, di far intravedere un grande pericolo che esiste, per carità, sarebbe folle negarlo, e come sappiamo bene, diciamo, il nemico esterno aiuta quasi sempre il leader in difficoltà, e quindi quando il presidente degli Stati Uniti, chiunque sia alla Casa Bianca, può mettere il cappello di commander in chief, ritrova una sintonia con buona parte dell'elettorato americano. E dall'altra vedo un protagonismo analogo del presidente russo Putin, che in questo momento è sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo, non solo per la vicenda ucraina, ma anche per la gestione delle forniture di gas, che sono essenziali quantomeno per l'Europa, per gli altri continenti molto meno, ma per l'Europa sono assolutamente essenziali, in particolare finché dura la stagione fredda, cioè inverno e primavera. Beh, insomma, tutti e due hanno interesse a tenere alta la tensione. Lo segnalo perché mi ha colpito moltissimo la reazione russa, che ha smentito nel giro di pochi minuti le sensazioni positive del presidente francese Macron, che era uscito dall'incontro con Putin, diciamo, con parole rassicuranti, che i russi si sono affrettati a smentire nel giro di pochi minuti, anche con un certo sgarbo, se vogliamo dire, verso Macron, che è stato trattato come uno che non aveva capito quello che si erano detti nella riunione. Adesso, il che è improbabile, nel senso che poi Macron può piacere o non piacere, ma certamente non è uno stupido. Ecco, tutti i player più importanti della scena internazionale hanno voglia di tenere alta la tensione. Naturalmente, e ho finito, tra la voglia di tenere alta la tensione e l'invasione militare dell'Ucraina c'è una bella differenza. Ce ne corre, dici tu, sì, a proposito di Macron, ricordando che Macron era da Putin anche nel ruolo di presidente di turno del semestre europeo. E siccome giustamente Arditti accennava alla dipendenza dal gas russo, la Francia, diciamo, è quella che ha meno problemi, visto che gran parte della propria energia arriva dalle centrali nucleari, no? Insomma, tanto per dare il quadro completo. Allora facciamo così, devo andare subito in pubblicità, riparto immediatamente, un primo giro d'opinioni appunto sulla crisi ucraina e poi ci tuffiamo a capofitto nelle tante questioni italiane. Tra poco. Guarda lontano, sceglie il fotovoltaico Sorgenia e dà un taglio al caro energia. Semplice da installare. Inizi subito a risparmiare sulla bolletta e la tua casa diventa sostenibile. Su sorgenia.it. Sorgenia. Quando in casa è tutto in ordine, sei pronto a qualunque cosa succeda fuori. Apri la porta a una vita più organizzata. Investire non è solo per pochi eletti. Su DeGiro puoi investire senza commissioni in azioni americane, italiane e tutti gli ETF. Tocca e scopri. DeGiro introduce lo zero su borsa italiana e sulle principali borse americane. DeGiro, financial power to you. E ai nostri 2 milioni di altri utenti. Il dolore cervicale non ti dà tregua. Può nascere da un'infiammazione. Volt Advance, in una compressa di 6 mm, un'azione antinfiammatoria mirata contro la causa del dolore. Non è solo movimento, è poter ricominciare. Volt Advance, gioia di muoversi. Cosa ti ha sorpreso di più di Ampli Mini? Sono piccoli, eppure sono super tecnologici. Mi sono accorta di essere molto più attenta al lavoro, molto più partecipe. Sono così comodi che mi dimentico di averli. Sono facili da mettere e da togliere. Questi sono prodotti che ci aiutano a migliorare la qualità della nostra vita. Era tempo che non sentivo e mi sentivo così bene. Per il mese dell'udito, prova gratis Ampli Mini e acquistali entro marzo a un prezzo imperdibile.
Chiama 800 500 700. Per un'avventura chiamata Si parte. Per un'avventura chiamata Momenti da ricordare. Per un'avventura chiamata Sogni d'oro. Per un'avventura chiamata Vita. Nuova BMW Serie 2 Active Tourer con leasing operativo Y by Evo da 270 euro al mese in tutte le concessionarie BMW aderenti. Troni festeggia 25 anni. Fino al 9 marzo acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Come LG OLED TV 55 pollici 4K. Tuo a soli 699,50 euro. Troni, 25 anni senza paragoni. Salve, come si investe? Con successo. Mai chiedersi come. Chiediti con chi. Dovrai farti guidare da chi può mostrarti orizzonti futuri e saprà sempre mantenere la rotta nelle acque agitate. Che sia con te qualsiasi cosa cerchi. Questa è la soluzione. Money Farm. Investi nella tua pace interiore. Boss, the scent. The new parfum. For him. And for her. Oggi tutto è in aumento. Le temperature, le materie prime, le bollette. Ma in un momento così, c'è chi si impegna per ridurre le difficoltà. In Dental Pro lo facciamo anche abbassando i prezzi. Con la forza del più grande gruppo odontoiatrico in Italia, lavoriamo per rendere le cure dentali di qualità più accessibili. Perché in Dental Pro, in aumento, vogliamo solo i sorrisi. Ti diamo la velocità della superfibra in tutta la casa. Ti diamo Amazon Prime, con film, serie TV, UEFA Champions League. Ti diamo tutto quello che serve per una serata perfetta. Ma le pile nel telecomando, quelle le puoi mettere solo tu? Ma nessuno è perfetto. Scegli superfibra Wind 3 con in più 12 mesi di Amazon Prime a soli 22,99 euro al mese. DS4, quando la tecnologia ti fa viaggiare. Scopri la gamma DS4, disponibile anche plug-in hybrid. Vieni a provarla in tutti i DS Store. Mediolanum è la banca come vuoi tu. È digitale. Perché con Selfie hai un conto corrente completo. Anzi, molto di più. Ma se hai bisogno di consulenza, puoi avere un family banker a tua disposizione, per ogni esigenza. Diventa cliente Mediolanum, presenta due amici e scopri come avere un Samsung Galaxy Z Flip 3. Mediolanum, è come vuoi tu. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Di nuovo, puoi provare Voltaren Emulgel 2%. È un trattamento antinfiammatorio mirato per abbreviare il tempo di recupero. Non è solo movimento, è dargli il benvenuto in famiglia. Voltaren Emulgel 2%. Regalati un momento di estasi. L'irresistibile sollievolezza di Lindor, creata dai maître chocolatier Lindt per te e per far sciogliere il cuore di chi ami. Allora, questioni internazionali, questioni interne che ovviamente si intrecciano. La notizia è che poco fa il gas ha subito un'impennata in queste ore del 7,7% al mercato degli scambi, tanto per capirci, a proposito dei rischi di una guerra in Ucraina. Allora, cara Annalisa, insomma, mi pare che siano giorni molto delicati questi, eh?
Ma io penso che dobbiamo fare i conti con la realtà. Do due numeri. Lo scorso anno fabbisogno italiano 72 miliardi di metri cubi di gas. La nostra produzione nazionale nel 2021 è stata di 3 miliardi di metri cubi. E forse ora col nuovo piano, il nuovo slancio del governo del Ministero della Transizione Ecologica si arriverà forse al raddoppio da 3 a 6 miliardi. Ma il nostro fabbisogno lo scorso anno è stato di 72 miliardi. Che significa? Che è lì strategica da questo punto di vista. Oltre il 40% del nostro import di gas viene dalla Russia, siamo un paese che dipende sempre di più dal gas, anche perché il nucleare, abbiamo bloccato addirittura anche la ricerca scientifica sul nucleare, l'elettrico, se guardiamo anche alle promesse di una mobilità tutta elettrica, dobbiamo anche chiederci come è prodotta quell'energia elettrica, quale a parte quota, le infrastrutture, c'è un capitolo oltre che il tema risolto, delle infrastrutture, diciamo, delle colonnine, sì, ma quale quota di energia elettrica è prodotta da fonti rinnovabili? E purtroppo su questo siamo ancora indietro, quindi mi pare che anche col PNRR, con l'input che viene dall'Europa, il governo abbia stanziato, abbia a disposizione risorse per fare progetti veri, dobbiamo capire la nostra capacità di esecuzione nel corso di quest'anno, perché i punti interrogativi sono tanti, e quindi anche sulla crisi ucraina, su cui peraltro il ministro della difesa Guerini ha chiarito che un'eventuale missione italiana sarebbe sottoposta al confronto parlamentare, quindi dovrebbe essere il Parlamento a decidere eventualmente la partecipazione e le modalità di partecipazione italiana, credo che anche su questo, ecco, la questione energetica sia fondamentale, sì, sulle sanzioni e sui danni che verrebbero all'Italia, che è la seconda economia manifatturiera in Europa, nel caso appunto di uno scontro acceso con la Russia. Sì, diciamo che poi chi è animato a sano pragmatismo dice, al di là delle posizioni in campo, è evidente che con Putin bisogna trattare se si è europei e forse se si è italiani, ma in particolare. Ma io ho sempre pensato che le sanzioni non siano una politica, cioè le sanzioni non sono una politica nei confronti della Russia, non mi pare che neanche in passato abbiano prodotto gli effetti che speravamo, anzi mi sembra che con questa politica di chiusura al dialogo, di mancanza di confronto, perché per esempio, che ne so, se la NATO avesse detto chiaramente l'Ucraina non entrerà mai nella NATO, forse non saremmo arrivati a questo punto di scontro, credo. Avrebbe disinnescato forse molte tensioni. Il rischio è quello su cui penso che bisogna riflettere, è quello di una Russia sempre più vicina alla Cina, cioè un asse di interessi Russia-Cina, sì, che davvero potrebbe vedere l'Europa e l'Occidente relegato in un ruolo minore. Cappato, adesso veniamo al referendum, lei che ne pensa di questa crisi, insomma, che peraltro è alle nostre porte, come si dice, che sta creando non soltanto, abbiamo visto, i rincari del gas, del petrolio, ma insomma fortissime tensioni? Putin conta sulla disunione europea, che è una disunione sostanziale anche e soprattutto per responsabilità della Germania. Noi abbiamo l'ultimo presidente del Consiglio socialdemocratico tedesco, prima di questo, che adesso è un dipendente di Gazprom. E evidentemente la questione del gasdotto Nord Stream 2 e della politica energetica spacca in due l'Europa. Purtroppo non si può a giorni alterni, nei giorni pari, bombardare l'Europa come una inutile burocrazia e poi nei giorni dispari renderci conto che senza l'Europa non contiamo assolutamente nulla. Io penso che sia, ovviamente non è una risposta per queste ore e per questi giorni, perché su questa emergenza ci sono i negoziati, non mi sentirei di aggiungere il mio, ma è chiaro che in termini strategici o l'Unione Europea, gli Stati Uniti d'America trasformano la NATO in alleanza anche politica fondata sulla questione della democrazia e dello Stato di diritto, oppure il modello degli stati autoritari cinese, russo, turco rischia di prevalere nel mondo. Sì. Adesso vado da Sileoni a proposito anche del caro gas. Faccio però un passaggio flash con Arditti. Ma se ci fosse stata ancora la cancelliera Merkel, sarebbe stato diverso dal tuo punto di vista? Non credo molto, perché il ruolo della Germania, lo ha bene descritto Marco Cappato, e la Germania vive quotidianamente una contraddizione nello stare da una parte con l'Europa, che è il suo posto di grande democrazia tra democrazie, e quello di avere un legame a quadruplo filo con, sì, la Russia per tante ragioni, a cominciare dalle forniture energetiche presenti e future. Quindi noi europei paghiamo questa difficoltà della Germania, e non credo, certo,
Angela Merkel era una protagonista naturale della scena internazionale e aveva quindi un'autorevolezza che in politica conta, sia chiaro. Come no, quindi, come no. Diciamo, ecco, per cui un personaggio di grande spessore e di grande carisma come Angela Merkel stava al centro della scena con più potenza di fuoco politica, morale e di influenza di un primo ministro che è da pochi mesi nell'ufficio del cancelliere. Certo, certo, questo sì. Allora, Lando Maria Sironi, qua ci avviciniamo alla tempesta perfetta, c'è il caro inflazione, c'è il caro energia. Adesso fra un po' vedremo anche tutto il capitolo che riguarda le cosiddette moratorie, no, sui mutui, sui prestiti e via dicendo. Qual è il suo punto di vista, insomma, caldo? Ma allora, caldo, la sintesi politica secondo me perfetta è quella della signora Chirico quando dice che l'assenza di un'autonomia strategica è un po' la chiave di lettura di tutta la situazione. E comunque, al di là della partecipazione o meno alla NATO, io credo che bisogna agire come quando si hanno chiari gli obiettivi da raggiungere. Quindi serve un rinnovato accordo con il gas, per il gas con Putin e con la stessa Algeria. E poi dovremo agire pensando a noi stessi, alle nostre famiglie, alle nostre aziende. E conta la sostanza, soltanto questo credo e mi auguro che il presidente Draghi e il suo governo agiscano rapidamente, come d'altronde ha già annunciato recentemente lo stesso presidente Draghi. Due osservazioni. Il primo, l'avete già detto, la Francia ha una indipendenza energetica importante perché utilizza il nucleare. La Germania, è stato detto anche questo tante volte, ha direttamente bypassato l'Ucraina costruendo da tempo dei condotti sottomarini che arrivano direttamente in Russia. Qual è la sintesi politica di tutto? Che le nazioni più lungimiranti, quindi, come vediamo, si sono mosse da tempo. Noi purtroppo rincorriamo sempre gli eventi e credo che questo sia il vero problema che la classe politica oggi dovrebbe affrontare e risolvere. Mm. Allora facciamo così, adesso torniamo su tutta la partita, diciamo, che riguarda l'economia, riguarda anche le banche, però intanto lo accennavamo prima. Mi fa dire solo un'ultima cosa su Cappato? Sì, un flash, prego, prego, prego. Flash, guardi, non vedevo l'ora di poterlo incontrare in qualche trasmissione, un personaggio che stimo molto. Per tutte le battaglie che ha portato avanti, che sta portando avanti, che sono sempre stati dei miglioramenti indispensabili per la nostra società. L'ultima, quella del suicidio assistito, rappresenta un altro appuntamento fondamentale per la nostra società. E allora ci ha dato l'assist ideale Sileoni per farvi vedere questa breve scheda che insomma ripercorre alcune tappe che arriveranno fino a domani. La Corte Costituzionale, dicevamo, presieduta da Giuliano Amato, neopresidente, si deve esprimere sui sei referendum che riguardano i sei quesiti sulla questione giustizia. C'è appunto il referendum sull'eutanasia e poi quello sulla legalizzazione della cannabis. Intanto vediamo questa scheda. Il primo caso italiano di suicidio assistito ad aver affrontato e vinto l'ondata delle resistenze sollevate sul piano giuridico, politico e non ultimo etico è quello di Fabiano Antoniani, in arte DJ Fabo, ridotto in stato terminale irreversibile da un incidente stradale. Dal suo calvario concluso nel febbraio 2017 in una clinica svizzera nasce la vicenda giudiziaria di Marco Cappato, presidente dell'associazione Luca Coscioni, accusato per il presunto aiuto nel suicidio e poi prosciolto. Nel 2019 la Corte Costituzionale deciderà che il fatto non sussiste. Il tema del fine vita esce così allo scoperto. Un malato che soffre di patologie irreversibili ed è sottoposto a gravi sofferenze fisiche o psichiche è pienamente in grado di prendere decisioni consapevoli e sopravvive solo grazie a trattamenti e cure estreme. Scritti i requisiti da questa sentenza in poi, è costituzionalmente legittimo impedire al paziente di chiedere un aiuto medico per morire. Diverso da quell'idea di eutanasia che ha segnato tanti casi vissuti sotto l'incudine del giudizio. Eluana Englaro, Pier Giorgio Welby, DJ Fabo e in questi giorni Mario, marchigiano, 44 anni, tetraplegico per un incidente stradale. Mario, nome di fantasia, ha appena ottenuto dal comitato etico dell'azienda sanitaria unica regionale l'approvazione di un farmaco letale, il sodium tiopental, e delle modalità per l'uso, una richiesta presentata 15 mesi fa al Tribunale di Ancona. Un ultimo tassello sulla difficile strada della scelta consapevole sul fine vita. Mi prendo ancora un po' di tempo, è stato il commento del malato terminale.
Allora, vado da Cappato, ovviamente. Intanto per chiedere a Cappato che sensazioni ha rispetto alla decisione di domani della Corte Costituzionale. Nei giorni scorsi, no, lo vogliamo ricordare, per magari a qualcuno è sfuggito, proprio Amato, parlando dei referendum, disse sono molto importanti, insomma, i referendum, e bisogna consentire il voto popolare e non cercare il pelo nell'uovo. E questo per molti è suonata come, diciamo, un primo giudizio su quello che succederà domani. Altri invece sono più pessimisti. Lei che cosa si sente di dire a questo proposito, Cappato? Io sono, devo dire, in allarme, perché ho letto sui giornali nei giorni scorsi delle indiscrezioni che ritengo credibili e affidabili, che danno per spacciati i referendum, per esempio sull'eutanasia e sulla cannabis, e forse anche alcuni sulla giustizia. Ovviamente le decisioni non sono state prese e la Camera di Consiglio è domani. Sì. Oggi il presidente emerito della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri ha scritto sulla stampa di come il referendum sull'eutanasia entri nel solco delle grandi questioni sulle quali è importante poter fare decidere il popolo, se c'è una richiesta referendaria, dopo appunto le grandi stagioni referendarie sul divorzio e sull'aborto. Ma l'allarme per me non è, devo dire, tanto sui singoli temi, perché, come ricordava il servizio, abbiamo dimostrato con l'associazione Luca Coscioni di riuscire a conquistare questi diritti un pezzo alla volta, attraverso le disobbedienze civili, le azioni dirette, aiutando le persone che vivono in prima persona, sulla propria pelle, questi problemi. L'allarme per me oggi è per la democrazia italiana, perché la Costituzione dice molto chiaramente che non si possono tenere referendum su tre materie, solo su tre: fiscali e di bilancio, di amnistia e di indulto e di ratifica dei trattati internazionali. Quindi, a mio avviso, quello che c'è in gioco con la Corte Costituzionale domani è l'occasione di ritornare alla Costituzione e alla sua applicazione, aprendo una grande stagione referendaria. Sì, senta Cappato, proprio in un flash, no, per chi, ovviamente sono temi di grande delicatezza, però facciamo capire proprio in maniera semplice, se dovesse essere ammesso il referendum, mettiamola così, in positivo, addirittura nel senso, poi vedremo come si esprimeranno gli italiani, se dovesse passare, che cosa introdurrebbe in Italia? In Italia è già legale, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale sul mio processo, aiutare una persona a darsi la morte da sola, il cosiddetto suicidio assistito. Parliamo di una persona cosciente, ovviamente. Certo, di una persona cosciente e che lo chiede. Per una persona che non è più cosciente c'è il testamento biologico. Quello che non è legale è quello che si può fare in Spagna se un medico in Italia aiutasse una persona in condizioni di sofferenza e di malattia a morire, sarebbe condannato fino a 15 anni di carcere. Ecco, il referendum vuole depenalizzare quell'articolo del codice penale del 1930 per consentire che anche in Italia si possa fare una legge di piena legalizzazione dell'eutanasia per la libertà e responsabilità delle scelte fino alla fine della vita. Sì, Roberto Arditi, perché poi questi temi, adesso abbiamo parlato del suicidio assistito, dell'eutanasia, c'è appunto tutta la partita sulla legalizzazione della cannabis, per non parlare della giustizia. Tutte queste cose qui rischiano di far implodere le forze politiche, soprattutto, insomma, tutte quelle, per la maggior parte praticamente, che sostengono la maggioranza, o no? Rischiano di obbligare le forze politiche italiane, ed è un gran bene secondo me, a dibattere di grandi questioni sulle quali dividersi e poi pronunciarsi, facendo leva sulla vita democratica interna ai movimenti politici italiani, che è giunta al suo minimo storico dalla fondazione della Repubblica a oggi. E siccome l'Italia ha, secondo me, usufruito in alcuni passaggi in modo straordinariamente positivo dal doversi confrontare con dei referendum che hanno scritto pagine della nostra storia, comunque la si pensi, il fatto che adesso ci si deve misurare su alcune questioni come quella che Cappato ricordava obbligano tutti quanti, a cominciare dai responsabili politici, a confrontarsi
con i grandi temi del nostro tempo. Sì. Quindi poi si potrebbe discutere, io per esempio penso che sia anche un po' esagerato negli ultimi decenni, due in particolare, con tanti referendum in Italia, alcuni dei quali sono arrivati agli italiani in modo poco comprensibile. Ma al netto di tutto ciò, il fatto che ci si debba confrontare e dividere in modo democratico su questioni come quella che Cappato ha appena esposto, cioè un altro passo avanti, diciamo così, verso l'eutanasia disponibile in modo legale, beh, viva Dio, questa è la politica che vorremmo vedere tutti i giorni e che vediamo molto raramente, purtroppo. Lo chiedo però a Annalisa Chirico, perché Roberto Orditi è volato un po' alto, secondo me, nel senso... Certo. No, viva Dio questo dibattito, quindi anche con prese di posizione, insomma, nette, in modo che gli italiani e gli elettori potenziali possano capire. Siccome tutto il referendum, vedremo come andrà, potrebbero coincidere anche con le elezioni amministrative, e sappiamo che c'è un anno già cominciato in qualche modo di campagna elettorale, questo a cosa può portare dal tuo punto di vista? Ma io credo che il cambiamento sia necessario. Parlavamo di fine vita, di droghe leggere, mi verrebbero in mente le parole del procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho, che mi pare che sulle droghe leggere abbia detto davvero: le norme sono vetuste, queste regole non aiutano neanche a contrastare il crimine, anche perché le droghe leggere, come dire, sono non legali, ma poi, come diceva Marco Pannella, sono liberalizzate, le troviamo anche ai giardinetti davanti alle scuole. Credo che un dibattito pubblico, sono d'accordo con Roberto, sia fondamentale, e bisogna creare occasioni di confronto democratico anche su questi temi. La giustizia, oltre che il possibile disordine politico tra forze di governo che sono già in campagna elettorale, probabilmente già sulla concorrenza e sulle concessioni balneari vedremo qualche smottamento, ma c'è un'altra scadenza ancora prima, Andrea, ed è luglio, quando scadrà il CSM. Allora, se non si riuscirà a riformare le regole del CSM per via parlamentare, abbiamo visto il maxiemendamento del governo venerdì sul DDL in discussione, se non si arriverà in tempo con quello, c'è un'altra occasione, che sono il referendum giustizia, altrimenti assisteremmo all'ennesima ipocrisia di un sistema che ormai da due anni parla di sistema palamara, correntismo, sì. Si fanno i libri, grandi denunce, grande indignazione, e poi che facciamo? A luglio rieleggiamo il CSM con le norme vigenti? Quindi, insomma, che sia per via referendaria, che sia attraverso il dibattito parlamentare sul DDL che è in Parlamento, io credo che il cambiamento deve esserci, altrimenti questa politica sembra irretita in un dibattito tutto di palazzo, lontano dai temi che poi toccano la vita di milioni di italiani. A proposito di questi temi, pubblicità, vediamo un po' di fare un quadro della situazione economica con un occhio particolare alle moratorie. Dopo la pubblicità lo facciamo insieme a Marco Fratini. Con Tua abbiamo trasformato l'esperienza del gelato a casa. Buono, veloce e sempre straordinario. Ogni momento è perfetto per gustare un gelato Tua. Tua, molto più di un gelato. Morta, capelli biondi e nessun indizio sulla causa del decesso, fatta eccezione per queste chiazze rosse. Hai qualche idea? 8 per ora. Ok, 4 idee. Forse 2 idee. Questo blog ha avuto 2000 visite nelle ultime 8 ore. Questa è la tua vita, Sherlock. Sherlock. Questa sera, alle 21:15, sulla 7. Sangue dalle gengive? Può essere l'inizio di un effetto domino verso disturbi peggiori, fino alla perdita del dente. Puoi provare Parodontax. Protegge contro 3 segnali di disturbi gengivali causati dall'accumulo di placca. Parodontax. Il laser integrato nel nuovo aspirapolvere Dyson rivela le particelle invisibili di polvere e i filamenti in fibra di carbonio le catturano. Ecco la prova visibile. Compra l'originale da chi lo ha realizzato. Registra il tuo prodotto su Dyson.it. Il prossimo! Quanto devo pagare? Tiri la leva. Non è prevedibile. Nen è prevedibile. Mai più bolletta sorpresa. Passa all'energia in abbonamento su nen.it. Questo è un appello urgente di Save the Children. Quando senti parlare di polmonite, non pensi subito a un affollato ospedale in Kenya. Ma proprio qui migliaia di bambini stanno morendo di polmonite. That boy has pneumonia.
That boy has pneumonia, this girl has pneumonia, and that boy has pneumonia. And there's a new arrival. Lui è Emmanuel e il suo gemello. Hanno appena compiuto un anno. I loro polmoni sono pieni di liquidi a causa della polmonite. Lottano per ogni singolo respiro. Le loro condizioni potrebbero peggiorare. C'è il rischio di perderli. La polmonite è un killer spietato. Ma esiste una semplice soluzione. Emmanuel ha bisogno di antibiotici. Queste pillole costano pochi centesimi. Chiama ora l'800-92-0894 e dona 9 euro al mese per garantire un trattamento di antibiotici a 39 bambini. Con le giuste cure mediche puoi aiutare tanti bambini a guarire e crescere sani. This antibiotic could save a child's life. Il tuo aiuto può garantire a bimbi come Emmanuel e al suo fratellino le cure di cui hanno bisogno. Chiama all'800-92-0894. Dona 9 euro al mese. Aiutaci ora a salvare la vita di un bambino come Emmanuel. Grazie. Abbiamo progettato un SUV di livello superiore. Suzuki S-Cross Hybrid Next Level SUV. Suzuki. C'è una qualità che trovi in esclusiva da Lidl. È la qualità delle nostre marche. Per ottenerla ci mettiamo tutto il nostro impegno. L'attenzione di chi seleziona i fornitori più qualificati, la competenza dei più importanti produttori italiani che sviluppano i prodotti con noi e per noi, e la severità di chi controlla il prodotto finale. Perché sulla qualità delle nostre marche garantiamo di persona. È la qualità che ti fa dire: ci ho pensato, Lidl, anch'io. Il dolore cervicale non ti dà tregua, può nascere da un'infiammazione. Volt Advance, in una compressa di 6 mm, un'azione antinfiammatoria mirata contro la causa del dolore. Non è solo movimento, è poter ricominciare. Volt Advance, gioia di muoversi. Che cosa rimane della stagione appassionante ma anche violenta di Tangentopoli? Fu davvero una rivoluzione mancata? ...1992-2022... Mani sporche e mani pulite. Mercoledì alle 21.15 sulla 7. Piove sui monti e sulle scale, su petali e parole. Piove in verità di tutto su tutto. Può essere la pioggia buona del denaro europeo di cui tutti parlano, che tutti aspettano, non si vede, ma ci sarà. Intanto però si vede e ci si bagna con la pioggia sporca, quella dei costi esorbitanti dell'energia che serve a produrre, muovere, scaldare. E tutto questo accade mentre le piccole imprese artigiane, base del tessuto economico nazionale, temono il contagocce dell'accesso al credito, che si è complicato, si aspettano l'intervento del governo. L'appello è arrivato con discreta lungimiranza anche dal sistema bancario, dall'ABI. Se allo shock dei costi del gas e del petrolio del resto si aggiungesse quello del credito, il rischio sarebbe la tempesta perfetta per tutti, quindi serve un ombrello almeno alle prime piogge. Restano nubi. Dopo la scadenza decembrina delle moratorie sui prestiti, la nuova legge di bilancio ha prorogato la garanzia pubblica sui nuovi finanziamenti, è vero. Ma prima o poi le imprese che hanno ricevuto gli aiuti dovranno cominciare a restituire, oltre agli interessi, anche il capitale. E se intanto devono pagare le iperbollette, il rischio di ritrovarsi insolventi aumenta. Questo spaventa le banche. L'appello alla moratoria delle moratorie non è frutto di bontà, ma di contabilità. Il ritorno dei crediti deteriorati ci sarà, lo ha confermato il governatore Visco, senza allarme, ma la famigerata riscossione incerta dei prestiti, che poi zavorra i bilanci già zeppi di titoli di Stato nell'anno in cui la Banca Centrale Europea smetterà di acquistarne, è sicura. Nel 2021 ci fu il minimo al 2,1%, cara grazia, era fermo tutto. Quest'anno si stima il ritorno al 3,8%, cifra identica all'inflazione. Nemmeno si fossero messi d'accordo per una doppia erosione del capitale.
Si pensi per un attimo a un percorso nel quale, oltre alla pioggia, al sistema toccasse anche portarsi lo zaino delle sofferenze. Mentre di banche si parla per riorganizzarle, aggregarle, partendo da quella controllata dallo Stato che rischia la perturbazione più di altre, il Monte dei Paschi di Siena, ormai candidata ufficiale dopo le parole del ministro dell'economia Franco. La vogliamo solida per una futura partnership. Sarà Draghi il garante del riordino, lo auspica il primo sindacato dei bancari, la FABI, ma lo dice soprattutto la storia di un ex banchiere che un lavoro sa trovarlo da sé e forse non sarà mai troppo ex. Allora Sileoni, insomma si addensano varie nubi, lei che appunto ha questo osservatorio privilegiato di del sindacato più grande dei bancari italiani, che cosa ci dice? Allora, intanto volevo fare una precisazione ed un'osservazione. Allora, il servizio, come al solito, di Marco Verdini è splendido, puntuale, completo. Per quanto riguarda le moratorie, le regole EBA, che cos'è l'EBA? L'EBA è una istituzione importante forse quanto la Banca Centrale in Europa. Quindi è un'autorità bancaria europea, impone di classificare come prestiti a rischio, questo è un concetto fondamentale, anche i finanziamenti sospesi con le stesse moratorie. E quindi c'è una richiesta di proroga fino a giugno, ma con queste regole europee comunque serve poco. Io vorrei ricordare, sono scadute moratorie per 27 miliardi di euro, riconducibili a 700.000 imprese che rischiano il dissesto finanziario. Comunque, la sintesi anche in questo caso politica, per rendere bene l'idea bisognerebbe affermare con una certa convinzione però che l'Italia sia economica che politica è come se fosse commissariata dall'Europa, considerando che tutte le scelte, le decisioni più importanti, quelle che realmente incidono sulla vita delle persone, dipendono purtroppo poco dalle nostre decisioni e molto dalle decisioni dell'Unione Europea e della Banca Centrale Europea. Poi per la finanza e anche quindi per le banche dipendiamo direttamente dalla Banca Centrale Europea, che decide su tutto, sulle politiche monetarie, sulle aggregazioni fra banche, sui mercati finanziari, ma anche, per rendere bene l'idea, sul valore dei nostri soldi. Insomma, non sempre se ne possono condividere le scelte, perché le decisioni che possono andare bene per l'economia del Nord Europa talvolta, come tutti sappiamo, possono essere persino negative per noi. Quindi che cos'è la BCE? È una presenza invisibile, impercettibile per la pubblica opinione, ma come anche gli autorevoli ospiti presenti oggi in trasmissione sanno, rappresenta il vero potere non solo finanziario, ma anche politico. La BCE è più forte di alcuni governi del Nord Europa. Questa è la differenza. Quindi, per essere molto chiari, noi dipendiamo poco da noi stessi. Io aggiungo, per fortuna, che c'è Draghi che fa da garante su tutto quello che dovremo gestire nei prossimi mesi, ma dipenderemo molto dalle scelte economiche, finanziarie e quindi politiche della Banca Centrale Europea e della stessa EBA. Ecco. Sul tema delle moratorie, l'EBA ha una posizione completamente diversa dalle banche italiane. Concludo dicendo che qualche giorno fa Erria della BCE, della Banca Centrale Europea, ha fatto un ragionamento molto semplice che riassume in due parole. Ha detto: guardate, rivolgendosi alle banche, voi dovete considerare i prestiti per quello che sono, non vi fate, come dire, ingannare, non vi fate in qualche modo condizionare, che cosa? Condizionare dal fatto che lo Stato mette delle garanzie, perché noi come Banca Centrale Europea e la stessa EBA valuteremo i prestiti per come sono. Questo sa che cosa significherà nei prossimi mesi e nei prossimi anni? Che il rubinetto dei crediti sarà quasi sempre costantemente chiuso, perché conterà il merito creditizio e conteranno sempre di meno le garanzie che se le confermerà lo Stato sui prestiti. Allora, bisogna parlare chiaro ai cittadini. Perché... No, ma questo è uno scenario, una fotografia inquietante a dir poco, o no? Ma guardi, ci sono allora delle... Un attimo, Sileoni, aspetti, adesso torno da lei, voglio sentire Arditti un attimo su questo.
No, allora, i problemi appena esposti sono molto reali. Faccio solo due osservazioni. Uno, non per fare del facile ottimismo di cui non si sente il bisogno, ma insomma, sì, è così. Rimane il fatto che noi per la prima volta, noi italiani, dico, per la prima volta usciamo da anni molto difficili con dei tassi di crescita del nostro prodotto interno lordo che non vedevamo da alcuni decenni. Cioè l'Italia ha dimostrato una sua vivacità. È pur vero, perché bisogna essere sempre intellettualmente onesti, che anche nella caduta del nostro PIL a seguito della pandemia noi avevamo fatto i numeri più grandi, però adesso siamo oltre il 6% di crescita del PIL sul 2021 e questo è un dato che adesso non ricordo i dati con precisione, ma probabilmente dobbiamo tornare agli anni 60 per vedere qualcosa di simile. Allora, quello che voglio dire è che i problemi esistono, la cessione di sovranità verso l'Europa è oggettiva, indubitabile e secondo me irreversibile, ma è dentro il percorso che abbiamo voluto noi come gli altri paesi europei da un certo tempo a questa parte. E in alcuni casi devo dire che se guardo al nostro paese, che va sempre guardato anche nella sua completezza, noi che messaggio stiamo dando all'Europa raccontando le cifre sulle presunte, ma direi abbastanza accertate, truffe sui bonus? Sì. Perché come devono leggere queste cifre quelli che ci giudicano, come è giusto che sia, dai centri studi delle grandi centrali di osservazione della finanza internazionale e anche dalle istituzioni europee, che vorrei ricordare, Andrea, ho finito, sono quelle che nei prossimi mesi apriranno il rubinetto, lo stesso rubinetto di cui parlava Sileoni, apriranno il rubinetto per far affluire i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all'Italia, quando noi, per bocca del nostro governo, dichiariamo una truffa, parola usata dal Presidente del Consiglio, se non ricordo male, anche dai ministri, dell'ordine di alcuni miliardi di euro. Sì. Siccome poi noi sappiamo che quando si accerta una dimensione di una truffa, quello che si scopre non è mai l'intera verità, dobbiamo anche renderci conto che ci stiamo raccontando in giro per il mondo per quello che siamo. Diciamocelo però. Allora, chiarissimo, adesso poi voglio sentire sia Cappato sia Annalisa Chirico su questo. Saluto però Paolo Sottocorona. Inizio di settimana, un titolo per raccontare questa settimana dal punto di vista del tempo. Burrascoso. Burrascoso? Beh, insomma, diciamo che sono arrivate le piogge che si aspettavano. Come al solito, se piove in maniera moderata è oro. Se piove troppo insieme, come al solito, sono danni. Allora, intanto si vede in questa immagine tutta questa nuvolosità che interessa il nord e il centro, soprattutto un po' meno il sud. Però guardate queste specie di linee che si vedono sulla Francia, quella è la perturbazione vera e propria che entrerà nella giornata di oggi. Morale della favola, alla fine della giornata di oggi la quantità di pioggia complessivamente caduta dovrebbe essere questa. Da moderata sul Piemonte, sul nord-ovest, a molto elevata invece per quanto riguarda la Liguria, il colore giallo, e poi al centro, soprattutto zone interne e versante tirrenico, piogge localmente moderate che si affacciano soltanto al sud, arrivano sì e no in Campania. Domani c'è già l'inizio di un miglioramento delle schiarite sulla zona più occidentale, quindi Piemonte, Valle d'Aosta, mentre invece la parte centro-orientale del nord ha precipitazioni molto intense e localmente intense sono le piogge che interessano tutto il versante tirrenico, vedete dal centro al sud, un po' meno sul versante adriatico. Nella giornata di mercoledì migliora molto rapidamente al nord e al centro, ma al sud i fenomeni possono essere molto intensi, quindi situazione da allerta. Poi sappiamo che le zone della Sicilia, della Calabria, insomma, hanno delle fragilità idrogeologiche, qualche pioggia anche in Sardegna, le precipitazioni al di là delle Alpi si fermano, restano lì, resteranno lì anche nella giornata di giovedì, quindi passa tutto molto rapidamente. La foto di oggi ce l'ha mandata Elisabetta dalla provincia di Cagliari, da Maracalagonis, questi nomi sardi mi fanno impazzire, devo dire, ed è andata a Villa Simius dove c'è
la coda nella roccia, come la vogliamo intendere. Comunque la forma sembra la coda di una balena e poi sapete che in Sardegna, come in altri posti, le rocce a volte assumono delle forme così molto, molto fantasiose, ma anche molto, molto particolari. Andrea. Grazie, grazie anche per la foto finale dalla Sardegna. Rapidissimi in pubblicità e torniamo tra poco. Il meteo di Coffee Break è stato presentato da... Colesterolo? Kilocal Colesterol ama il tuo cuore e la tua linea. Kilocal, per l'equilibrio del colesterolo e del peso. Da Pulfarma in farmacia. Buon compleanno ad Artel, che festeggia 40 anni di innovazione ed esperienza al servizio del benessere di tutta la vostra famiglia con un'imperdibile offerta. Stiamo parlando di queste innovative caldaie a condensazione ad altissima efficienza che grazie al comodo display hanno comandi semplici, intuitivi, oltre ad una estrema facilità di manutenzione e sorprendente silenziosità. E poi con il sistema Fast H2O sono anche super veloci nell'erogazione dell'acqua calda. Progettate e realizzate in Italia consentono un risparmio fino ad oltre il 25% rispetto alle caldaie di vecchia concezione. Con le loro basse emissioni possono accedere all'ecobonus con lo sconto immediato del 65%. Pagherete solamente il 35% in comode rate a partire da 35 euro iniziando 90 giorni dopo la consegna. In pratica, tra ecobonus e risparmio in bolletta, la caldaia si paga da sé. Pensa a tutto Artel, approfittatene con una semplice telefonata. Certo, perché Artel offre un servizio senza preoccupazioni grazie ai 460 centri di assistenza in tutta Italia. Questa imperdibile offerta include l'installazione professionale completa, 10 anni di garanzia, tutti i documenti e le pratiche per l'ecobonus e in omaggio un utilissimo purificatore d'aria. Questo è il servizio completo che vi offre Artel e lo fa da sempre. E allora perché aspettare? Chiamate subito, perché da 40 anni Artel è garanzia di benessere. Troni festeggia 25 anni. Fino al 9 marzo acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Troni, 25 anni senza paragoni. Liberati dalla stitichezza. Elisir Ambrosiamo, l'unico con 20 R. Aiuta a rimettere in moto l'intestino. Da Pulfarma in farmacia. La partita del Quirinale si è conclusa e tutte le pedine sembrano tornate al loro posto, ma solo in apparenza. E adesso, chi farà la prossima mossa? Mirta Merlino conduce L'aria che tira, dal lunedì a venerdì alle 11 sulla 7. Per noi di Dorelan, il benessere ha origine da un materasso che fa la differenza. Scopri i saldi al 30, 40, 50% sui nostri migliori materassi. Hai tempo fino al 26 febbraio. Dorelan. Dormire bene. Vivere meglio. Boss, the scent. The new parfum. For him. And for her. Regalati un momento di estasi, l'irresistibile sollievolezza dell'Indoor, creata dai Maître Chocolatier Lindt per te e per far sciogliere il cuore di chi ami. Col parmigiano in mano, lasciatemi gustare il grattugiato piano piano. È tutto naturale, perciò ne vado fiero, io sono parmareggio. Grattugiato vero. Sangue dalle gengive? Può essere l'inizio di un effetto domino verso disturbi peggiori, fino alla perdita del dente. Puoi provare Parodontax. Protegge contro 3 segnali di disturbi gengivali causati dall'accumulo di placca. Parodontax. Opin, per essere ancora più vicini alle imprese italiane con finanziamenti rapidi e accessibili. Opin, together to get there. Ehi, auguri di buon San Valentino da Olivetto e Rocchetta, le tue acque della salute. Che cosa c'entro io con San Valentino? Beh, chiedetelo a lei.
Uliveto e Rocchetta, le tue acque della salute. Da oggi puoi provare il nuovo Occhi Dolore e Febbre contro i sintomi influenzali come dolori, mal di gola e febbre, che agisce grazie al suo triplo effetto antidolorifico, antinfiammatorio e antipiretico. Contro la febbre fino a 6 ore. Balsen. Citroen C3, la vita è più bella a colori. A febbraio lo zero conta. Citroen C3 tua da 200 euro al mese con zero anticipo, anche domenica. Ti diamo la superfibra in tutta la casa. Ti diamo Amazon Prime. Ma le pile nel telecomando le puoi mettere solo tu? Ma nessuno è perfetto. Scegli Superfibra Wind 3 con in più 12 mesi di Amazon Prime a soli 22,99 euro al mese. Allora vado a Cappato intanto per sentire anche da lui che pensa di questa congiuntura. Di inflazione, di caro energia, abbiamo accennato anche insomma alle possibili nuove difficoltà per le imprese, Cappato? Ma intanto dovremmo passare da una politica di bonus che sono il massimo della inefficienza e della corruzione, ma anche della clientela politica, che non è tanto meglio della corruzione, a politiche di defiscalizzazione, cioè meno bonus e però meno tasse. E questa è la cosa più importante. In termini europei è vero che il potere è spostato in Europa, allora bisogna battersi perché sia potere democratico sempre di più, con la responsabilità di un governo economico europeo e non di scelte solamente tecniche. E poi c'è una ragione per la quale l'Italia è indietro rispetto a tutti i paesi europei principali sugli investimenti internazionali, che sono quelli che danno dinamismo, che danno capacità di investire nella ricerca, nel futuro, non solo nella gestione degli affari dell'oggi. E quello che ci frena è esattamente la macchina della giustizia, dovere attendere anni e anni e anni dei ricorsi in tribunale, fa sì che gli investitori internazionali non si fidino del nostro sistema economico e istituzionale. Allora, io penso, collegandomi al dibattito che dicevamo sul referendum, anche perché ce ne sono sei sulla giustizia, sì, che questa sarebbe un'ottima occasione per i partiti per diciamo considerarla l'occasione di ricollegarsi, come diceva Arditi, all'opinione pubblica su dei temi concreti. Non deve essere un motivo di divisione il referendum, deve essere un motivo di grande confronto pubblico, e per questo la scelta della Corte Costituzionale è molto importante, al di là dei singoli temi, anche per la tenuta del sistema economico e istituzionale, non solo per i singoli obiettivi del referendum. Faccio un passaggio con Annalisa Chirico. Stamattina, dopo questa lunga, no, credo, quarantena, è tornato a parlare anche Matteo Salvini. In verità l'ha fatto già l'altro giorno annunciando la fine della quarantena col tampone negativo e via dicendo. Salvini stamattina, intervistato alla radio, ha detto che bisogna tutelare il lavoro, gli investimenti e la fatica di chi per anni ha investito per esempio nelle spiagge italiane. Sappiamo che in questo tornano ad essere identiche, diciamo, le prospettive della Lega e di Fratelli d'Italia. Da questo punto di vista è una battaglia storica a difesa dei balneari. Poi ha detto anche che la pace fiscale è il prossimo tema per il governo. Siccome sollevavamo tutta la questione del super bonus, il Movimento 5 Stelle ha detto siamo già in campagna elettorale, se l'è presa molto con la Lega e con l'intervista ieri di Giorgetti, no? Che pure insomma non è stato tenero nei confronti del super bonus, di questi bonus che hanno provocato complessivamente, tutti questi bonus, 4,4 miliardi di frodi. Non lo dico io, l'ha detto il capo dell'Agenzia delle Entrate. Stamattina Renzi ha detto le frodi
ci sono perché le leggi sono state scritte malissimo. Beh, a me è venuto in mente il reddito di cittadinanza, anche lì un sussidio che ha sicuramente una sua ragione, un suo significato, e è diventato però il luogo delle frodi proprio perché le norme sono state scritte male. E così è successo con la cessione dei crediti d'imposta. Adesso ci si accorge che è necessario magari prevedere un unico passaggio, la tracciabilità per ricorrere chiaramente al primo titolare. Sì. Cioè andavano trovati dei correttivi e delle norme per non creare, come dire, l'occasione che fa l'uomo ladro, no? Come si dice, come dice un proverbio. Quindi sono chiaramente norme che sono state scritte male. Il ministro Franco ha parlato della più grave truffa, secondo lui, nella storia della Repubblica. E c'è un tema, che è quello di questa maggioranza, che è una maggioranza politicamente variegata, che è nata in una situazione di emergenza e mette insieme Lega, PD, 5 Stelle, Renzi. A fine marzo si chiude lo stato di emergenza. Secondo me si chiude anche, non soltanto, la fase dell'emergenza sanitaria, per cui mi aspetto dal governo un vero e chiaro cambio di passo, a partire dal Green Pass, che è stato introdotto in Italia in una maniera draconiana, la più drastica in Europa. Credo che ormai, anche se tutti quanti ci siamo vaccinati, abbiamo fatto il booster, ogni volta che entriamo e usciamo dall'ufficio dobbiamo mostrare il nostro Green Pass. Ci sentiamo ultratracciati, ma ci siamo sacrificati, abbiamo sacrificato la nostra libertà, la nostra privacy in questi mesi per una ragione più alta. Credo che adesso però, a fine marzo, con la fine dello stato d'emergenza, debbano cambiare anche le regole, perché non vorrei che, siccome il ministro della salute è rimasto lo stesso, allora dobbiamo continuare a tenere alta la tensione, a giustificare delle misure, degli strumenti che secondo me vanno aboliti, incluso il CTS, che va sciolto secondo me, e poi eventualmente esiste l'Istituto Superiore di Sanità, esistono gli organi consulenti e gli organi che possono dare consiglio, di scienziati intendo, alla politica, ma credo che va davvero riorganizzato l'armamentario, perché è cambiata la fase. E quindi anche questa maggioranza politica scombiccherata, a un anno dalle elezioni, io non so se arriveremo davvero agli inizi dell'anno prossimo. Secondo me ancora di più che su altri temi, come ho detto a inizio puntata, sulla concorrenza e sulle concessioni balneari potremmo assistere davvero a uno smottamento forte. Le parole del ministro Giorgetti, che è solitamente laconico, ma ieri, quando dice basta con queste norme che creano occasioni per truffa di soldi pubblici, secondo me sono delle parole importanti, perché denotano soprattutto un malessere profondo nella delegazione della Lega, ma non solo della Lega, per questa coesistenza forzata che sta arrivando a un punto di svolta, che, ripeto, è dettato anzitutto, per fortuna, dal cambio di fase, perché grazie al vaccino siamo ormai in una fase di controllo di questa pandemia, che va sempre di più verso una fase di endemia. Quindi sarebbe cieco, nel momento in cui tutta l'Europa riapre, che soltanto in Italia vengano considerati intoccabili degli strumenti che secondo me vanno superati nelle prossime settimane. Sentiamo un minuto, ieri mi pare intervenuto da Lucia Annunziata il ministro Speranza. Sentiamolo su questo. Sulla pandemia abbiamo bisogno ancora di un elemento di cautela. Ieri l'ECDC, che è il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, ha detto con grande chiarezza che siamo ancora in fase pandemica, non ne siamo già usciti. Certo va molto molto meglio. Oggi noi stiamo piegando la curva e la stiamo piegando, questa curva, sostanzialmente senza aver dovuto far pagare alle persone un prezzo di chiusure come in altre epoche, in altre stagioni. Ma sì, la mascherina è stato un nostro difensore, uno strumento fondamentale in questi mesi e lo è ancora, quindi il mio messaggio è di rispettare l'indicazione dell'ordinanza su cui abbiamo a lungo riflettuto. Le mascherine vanno sempre indossate al chiuso, dove permane l'obbligo, e all'aperto vanno comunque sempre tenute con sé, e appena c'è un elemento di rischio bisogna indossarla. Io penso che in questa fase dobbiamo avere anche il coraggio di mettere tutte le attività economiche, sociali, culturali nelle condizioni di ripartire. Penso che la strategia del governo sia stata una strategia giusta, e proprio se oggi si apre una stagione diversa è perché abbiamo un numero altissimo di persone vaccinate. E se andiamo a vedere i nostri ospedali, la stragrande maggioranza delle persone sono non vaccinate e con più di 50 anni. E penso che l'obbligo per le persone sopra i 50 anni sia stata una scelta giusta, una scelta coraggiosa,
è una scelta che ci mette nelle condizioni di guardare anche con maggiore fiducia i prossimi mesi. Ecco, proprio domani scatta l'obbligo di Super Green Pass sul posto di lavoro per gli over 50. Ci sono ancora moltissimi over 50 che non si sono vaccinati. Una battuta rapida da Roberto Arditti su tutta questa questione. Ma io mi limito ad osservare, sono a Madrid da qualche giorno e vedo una grande capitale europea funzionare con un po' di mascherine in giro, per carità, senza tutta la questione del Green Pass, e non mi pare che la situazione sia al collasso. Quindi io riprendo un ragionamento che faceva Annalisa Chirico e penso che anche l'Italia, la cui linea drastica secondo me un senso ce l'ha avuto nei mesi più difficili alle nostre spalle, sì. Però io fossi nelle nostre autorità sceglierei per il futuro prossimo, magari aspettando ancora, ne so, la fine di marzo, ancora qualche settimana, no? anche l'esibizione del Green Pass e tutto il resto non è che rappresentino una tragedia, però io credo che oggi ci sono le condizioni, e lo vedo da una grande città come Madrid, dove sono adesso, dove onestamente la vita si svolge più o meno regolarmente senza il Green Pass, e non mi sembra che qui siano tutti pazzi oppure tutti ricoverati in ospedale. Detto ciò, la pandemia esiste e non è che possiamo negarne l'esistenza, ci mancherebbe. Sì, peraltro oggi insomma Walter Ricciardi, che è consulente di Speranza, ricordava ancora che dal suo punto di vista bisognerebbe tenere il Green Pass per tutto l'anno, e soprattutto stare molto attenti a quello che succederà con l'arrivo del prossimo autunno e del prossimo inverno, perché lì, dice, sarà la prova definitiva per capire se con la pandemia ci abbiamo fatto i conti o sì, meno. Ma non le ha azzeccate tutte, Ricciardi. No, vabbè, però, lo dico io, non le ha azzeccate tutte, Ricciardi. Non mi accanirei, diciamo, con il professor Ricciardi, ma insomma, al di là di questo, non c'è dubbio che l'autunno ci dirà se è finita o no la pandemia. Forse i parametri li possiamo scegliere ora. Sì, difatti molti dicono... Quello che manca è decidere quali sono le condizioni per togliere il Green Pass. Perché se no facciamo il tifo chi lo vuole togliere e chi non lo vuole togliere. Anch'io penso, come Arditti, che forse sia il caso di fare come altri paesi, ma anche se lo vogliamo tenere dobbiamo dire quali sono, e dobbiamo dirlo, e deve dirlo anche il Parlamento, che altrimenti, certo, è completamente marginalizzato da questa partita, a quali condizioni si toglie, perché se no resta per sempre, e un controllo elettronico dell'identità per entrare ovunque non può restare per sempre. Sì, peraltro bisogna tenere pronti, diciamo, gli ospedali e tutto il resto se dovesse esserci una nuova escalation. Lì bisogna molto lavorare, secondo me. Sileoni, in una battuta, che succede nel settore bancario in generale? Allora, io sono un amante della meteorologia. Voi prima avete parlato di tempesta perfetta. La tempesta perfetta nasce quando un fronte di bassa pressione si scontra violentemente con un fronte di alta pressione. Quindi la tempesta perfetta noi la stiamo vivendo nel settore, perché c'è un cambiamento epocale, ci sono degli investimenti nella digitalizzazione che porteranno a chiudere altre decine e decine di sportelli bancari, e il rapporto cambierà drasticamente, radicalmente, fra la clientela e le imprese e le stesse banche. Oggi le banche sono proiettate a vendere prodotti finanziari e prodotti assicurativi, ma non sanno, e questo lo dico a lei, diciamo così, in anteprima, che questo sistema toglierà proprio potere ai vertici delle banche fra qualche anno. Perché da una parte la Banca Centrale Europea vuole meno rischi, meno bilanci appesantiti da parte delle banche, meno sofferenze bancarie, meno prestiti non pagati e quindi meno credito, come dicevo prima. Ma questo sistema, andare dietro questo sistema, si perde il contratto con il territorio, con le famiglie, certo, non si viene meno il ruolo sociale della banca, e gli stessi amministratori delegati che oggi hanno... rappresentano il vero potere politico finanziario in Italia, saranno quelli poi che a distanza di qualche anno ne pagheranno le spese, perché non potendo erogare più credito erogandolo sempre di meno perderanno il loro potere contrattuale. Chiarissimo. Mirta, buona settimana, buongiorno. Allora, caro Andrea, buongiorno a te, buon lunedì. Allora, in effetti ci sono volute le super truffe del super bonus per capire che sta succedendo qualcosa di incredibile.
incredibile, troppi soldi spariti dalle casse dello Stato, ma dall'altra parte ha anche messo in evidenza questo, la truffa del super bonus e tutte le crepe della maggioranza. Mi pare che siano l'un contro l'altro armati, no? Con l'intervista di Giorgetti che ha fatto molto rumore, Patuanelli che risponde a muso duro, insomma è un mix tra grandi problemi che riguardano il paese e la politica. Con noi Alessandro Sallusti, Andrea Marcucci, Peter Gomez, Dario Galli, Alessio Villarosa, Antonio Ingroia. Parleremo anche delle porte girevoli tra magistratura e politica. E ancora arriva Remuzzi, grande punto sul Covid. Oggi c'è ancora chi è pessimista, dice insomma non pensate che tutto sia finito, proveremo a capire se davvero siamo fuori dalla pandemia. E poi il grande tema del caro bollette che riesca a rimettere in ginocchio famiglie, ristoranti, grandi imprese, l'export italiano. Con noi Rosario Trefiletti, Paolo Agnelli, Giuliano Cazzola, insomma molti ospiti, molte storie che arrivano diciamo dal paese reale. E arriva anche Clemente Mastella, perché ricordiamoci che è sindaco di Benevento e anche lì la caro bollette mette in ginocchio i comuni. Io vi aspetto. Grazie, grazie ad Annalisa Chirico, grazie a Roberto Arditti, grazie a Marco Cappato con un in bocca al lupo per domani, grazie a Lando Maria Sileoni, segretario generale della FABI. Vi lascio alla Raga Tira, noi ci vediamo domani, stessa ora, stesso luogo. Grazie.